Perché sei arrabbiato? No, stavo notando che c'è un enorme popolo della sinistra che è schifato per quello che è accaduto, cioè che gli attacchi all'articolo 18, al TFR, allo statuto dei lavoratori, l'idea che i diritti sono un lusso insostenibile, sono portati avanti da un governo che si dice di sinistra e che ha fra i suoi sostenitori i parlamentari di sinistra. Questo è il grande racconto di questa piazza. Un milione di persone mobilitate da Renzi. Sì, però Renzi dice io c'ho il 40%, questa cosa non ha espressione politica. Se si votasse oggi credo che questo 40% non ci sarebbe, perché il 40% è questa gente qua. Questa gente qua era il 40% di Renzi. Oggi non so se ci sarebbe. Ma la Camusso ha dovuto cambiare la sua linea, cioè questa organizzazione è capace di sostenere uno scontro col governo dopo aver per anni cercato d'accordo? Ma io credo che siamo una sorta di anno zero, di tabula rasa, cioè tutto quello che è accaduto fino a ieri è un altro mondo, questo Renzi l'ha capito bene, nel bene o nel male, e quindi è l'altro mondo che comincia oggi, e quindi non conta cosa faceva la CGIL 3 anni fa, conta il fatto che ora questa è la CGIL ed è quasi un partito politico per supplenza, perché altri non ce n'è. Ma in fondo il problema è anche che Renzi occupa la comunicazione, come si rappresenta questa piazza? Si rappresenta, ma la politica non tollera vuoti, quindi c'è un vuoto, qualcuno lo riempirà, bene o male lo vedremo, poi magari faremo anche le pulci a chi lo farà, ma in questo momento è evidente che quella maggioranza del 40% non c'è più. Grazie.